io faccio vedere. Facciamo la migrazione. Guarda, quello che è qui per stigmatizzare che a mio avviso si è trattato di un atto molto grave, perché noi siamo un paese democratico che disciplina e rende possibili e libere tutte le forme di protesta. Tra l'altro, se si vuole protestare per l'ambiente, che è una cosa che sta a cuore anche alla mia persona e nella cui tutela credo dobbiamo impegnarci quotidianamente tutti quanti, lo si può fare e lo si è fatto tantissimo attraverso libere manifestazioni, diffusioni di volantini, manifesti, opuscoli, libri. Ci sono tante modalità per esprimere la propria sensibilità verso l'ambiente, però non si può danneggiare un'opera d'arte importante di un grande autore, testimone del nostro tempo e del passato, e quindi questo atto non va bene. Ovviamente adesso la giustizia farà il suo corso, c'è un'indagine dei carabinieri che accerteranno i fatti, le modalità, qual era la vera volontà. Per fortuna l'opera era protetta bene, e questo, come dire, mi riempie di gioia il fatto che non sia stata seriamente danneggiata. Poi ci sarà la magistratura che farà il suo lavoro. Ovviamente noi dobbiamo impegnarci affinché queste cose non accadano, ma soprattutto facendo capire a questi giovani che non è questo il modo con il quale si possono esprimere delle idee che possono avere anche un loro fondamento, ma non è questo il modo, assolutamente. Sarei venuto a vederla questa mostra, quindi verrò, si tratta di un autore che mi è molto caro, che mi è sempre piaciuto, e quindi sarei venuto di persona. Poi purtroppo c'è stata questa circostanza, ma tornerò. Le forti saluti di Iole Siena, naturalmente, in Tunisia, che purtroppo è all'estero, per cui non è potuta essere presente. Così poi dopo mi potrete fare un'illustrazione, se vi va, se avete tempo, se volete, mi fa piacere. D'accordo? Grazie. Grazie. Grazie.